Stavamo 2 gol di vantaggio all'ultimo quarto d'ora, magari nella gestione della partita non siamo bravi ancora, ed è quello che non voglio. Tu non devi gestire, soprattutto se vuoi gestire, devi gestire nella metà campo loro, non nella tua metà campo. Ed è stato un errore, ti sei abbassato troppo, hai commesso qualche errore di uscita, qualche leggerezza, e abbiamo dato spunto a loro di fare qualche cosa in maniera pregevole e pericolosa per prendere poi il 3-2. E così come è stato un errore far portare la palla dentro a Giannone, che lui ha un piede meraviglioso, magico, e ha fatto il 3-2, l'ha messa dove ha voluto. Insomma, ci sono stati degli errori, ma tante cose belle. Non è che abbiamo abbassato per una questione di fisica, abbiamo abbassato perché volevamo probabilmente gestire questo 3-1 a un quarto d'ora dalla fine e non siamo stati in grado di gestirlo, o meglio, l'abbiamo gestito male perché la partita va fatta nella loro metà campo, non nella nostra metà campo. E queste sono le conseguenze che abbiamo pagato. Poi teniamo pure conto che noi siamo stati pure fermi 14 giorni, ed era la prima volta che entravamo dentro questo stadio e abbiamo fatto solo un allenamento giovedì e uno sabato mattina, con 60 giorni di allenamento fatto in campi un po' più ristretti, sintetico, quindi non è un attenuante, non è una giustificazione, ma sono quelle cose che poi alla fine paghi, non c'è niente da fare. Certo, ci sono tante cose belle, ci mancherebbe altro. Adesso siamo delusi dal risultato, non certamente dalla prestazione. La squadra, ribadisco, ha profuso tante cose belle, impegno soprattutto, si è sforzata di fare qualche giocata importante nell'insieme del gioco collettivo, qualche individualità importante come Maurizio, qualche palla per chiudere sul 4-1 l'ha avuto Zunno, un'altra l'ha avuto lo stesso Michele, e quindi ci sono state cose veramente importanti. Ciò non toglie il fatto che abbiamo preso gol del 3-3 al 97esimo, e quindi questo ti dà grande amarezza, penso a tutti. Però ricordiamoci che siamo alla seconda giornata noi, Non incominciamo a pensare di avere il morto in casa, perché sennò vorrà dire che è finito tutto. Dobbiamo essere positivi, dobbiamo essere felici per come si è espressa la squadra, dobbiamo creare entusiasmo e dobbiamo avere la voglia e quel desiderio di dare sempre una carezza a questa squadra fino a quando rende gradevole e piacevole e tirarsi dentro la gente, perché questo è quello che mi interessa di più in funzione di quello che è lo spirito di gruppo, l'applicazione, il sudore della maglia. E non pensiamo ora che possiamo vincere il campionato. Noi non poniamo limiti, ma dobbiamo essere bravi a capire che è importante portare dentro quello che è l'entusiasmo della città. Quindi spero che la gente si sia divertita, anche se c'è amarezza come ce l'ho io e ce l'ha la squadra, perché 3-1, 3-3 al 98esimo dispiace a tutti, ma il calcio ti dà e il calcio ti toglie. In questo momento ci ha tolto, a Cerignola ci aveva dato un punto, quindi è il calcio, bisogna accettarlo. Vi ringrazio perché sono stati veramente fantastici, ma non solo la curva, anche la tribuna ha avuto un comportamento esemplare. Ma io prendo una notizia adesso, mi dispiace, spero che questo signore stia bene, che non abbia nulla di preoccupante e che è rassicurante anche verso la famiglia. Credetemi, preso dall'enfasi della gara non ho avvertito nulla, non ho visto niente. E se mi consentite, colgo l'occasione per un grosso in bocca al lupo e pronta guarigione, con la speranza che stasera stia con la sua famiglia. Poi che la curva sia stata rispettosa, io non ho dubbi, io li conosco, la gente di Messina la conosco, quando deve legarsi a qualcosa o a qualcuno, diventa fantastica. In questo momento ha voluto rispettare quello che è successo probabilmente a un loro compagno di viaggio, un tifoso. E soprattutto mi è piaciuto per come ha rispettato la mia squadra in funzione di quello che abbiamo dato. Quindi grazie per quello che hanno fatto. Prego. Ma secondo me sì, proprio per questo avevo capito che potevamo incappare in una situazione tattica che si era stravolta, che loro avevano voglia di venire su anche in maniera
come posso dire, sbarazzina con più uomini e lì era il momento di fare delle ripartenze importanti. Ho messo Zunno perché Zunno mi garantiva questo, tant'è che la palla l'ha avuta per fare gol. Due ne ha avute. Una non ha tirato e una ha tirato fuori dall'esterno della rete. Ed è stato un peccato perché andavamo a 4-1, chiaramente la partita lì era finita. Però ci sta, non ci dovrebbe stare, ma ci sta. Noi abbiamo anche cercato di chiudere gli esterni, avendo cambiato anche il sistema di gioco, perché ho visto che in alcuni momenti abbiamo anche sofferto, nonostante fossimo andati in vantaggio di 2 gol, è lì che abbiamo smesso di giocare. La cosa mi ha fatto un po' arrabbiare a fine primo tempo perché avevamo tutto per rendere tutto piacevole. La partita si era messa in discesa per noi. 2 gol di vantaggio dopo 10 minuti, dobbiamo gestire meglio una situazione di possesso con profondità e attacco poi per le ripartenze. Però ci sta, ribadisco che la squadra mi piace perché lotta, ogni tanto fa qualche confusione, però nel suo insieme ha voglia di dimostrare che amano Messina e che sono stati scelti perché vogliono diventare grandi, quindi io su questo sono molto contento. Se ho visto che stavamo soffrendo, che nelle scalate faceva fatica lui ed era quello che doveva invece coordinare sia Firenze sia Scafetta. Poiché non è un play da sistema di 4-3 fisso e ha una bella dinamicità e una bella corsa, e Marco in questo momento Firenze è un po' più metodico, e però 2-0 ha più piede per far ripartire le giocate. L'ho spostato tanto che poi abbiamo preso 2-1, il 3-1 l'abbiamo fatto anche con un'apertura sua ed avevamo messo a posto tutto. Poi Frisella si era comportato bene nell'interno di centrocampo, quindi so però che posso contare su questo ragazzo che ha una duttilità importante in attesa di avere Buffa a pieno regime, perché Buffa è un altro che mi può dare ampie garanzie di solidità nella fase di interdizione e anche come piede non è male, anche se voi ancora non lo conoscete.